Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Siamo con Laura Martellini, siamo a presentare il primo volume Ascoli Piceno e a questo punto il titolo dell'opera ce la facciamo presentare da lei. Sì, ciao a tutti, questo libro si intitola Ascoli Piceno alla scoperta della città dei bimbi, perché io e l'autrice Valentina Carradori abbiamo immaginato che Ascoli Piceno diventasse una città per far divertire i bambini. Quindi è una guida turistica con giochi, quiz, indovinelli, eventi storici, c'è la Quintana, ci sono i monumenti, personaggi storici, artisti, tutto a misura di bambino, quindi scritto con un linguaggio molto semplice, con le mie illustrazioni e una cartina anche illustrata per girare Ascoli Piceno, quindi è rivolto sia ai bambini ascolani ma anche ai bambini che vengono a visitare la città. Quando nasce l'idea di fare il fumetto giapponese che poi tutti chiamano manga? Nella mia storia il fumetto giapponese entra nel mio disegnare per esigenze di lavoro. Perché? Perché io insegno in una scuola di fumetto, ma da almeno 5 anni a questa parte i ragazzi vogliono imparare a disegnare il manga invece che il fumetto classico. Quindi mi sono specializzata in questo tipo di disegno che differisce un po' dal disegno classico.
classico del fumetto bonelliano, per esempio quello italiano, no? Noi conosciamo Tex, Diabolik, e il fumetto manga è il fumetto che viene dal Giappone e quindi è disegnato in uno stile molto diverso, quindi i personaggi per esempio hanno tutti questi occhioni molto grandi. Il manga è nato come da un fan della Walt Disney, quindi la storia del manga come fumetto, e poi ci sono i manga storici nei dipinti di Hokusai, quindi non sto qui a dilungarmi sulla storia dei manga, però nella mia storia personale sono entrati 5-6 anni fa per questa esigenza di insegnamento, insomma. E invece qual è il consiglio che ti diano spesso i ragazzi quando imparano a disegnare? Come faccio a disegnare velocemente? Questo mi chiedono sempre. Io dico sempre che sia per imparare che per fare un buon lavoro bisogna avere molta pazienza, quindi per imparare bisogna esercitarsi molto e avere pazienza, anche se le prime volte i disegni non vengono bene, poi riprovarci e riprovarci. E anche quando si fa un lavoro, quindi quando si ha una commissione, bisogna dedicare molto tempo al disegno, quindi il tempo è fondamentale. Dove troviamo questo libro e soprattutto dove poterlo raggiungere e comprarlo? Allora, la casa editrice è la Giaconi Editore, e su internet trovate il suo sito e lì potete comprarlo. Ad Ascoli lo troviamo alla Libreria Rinascita, quindi c'è negli scaffali della Libreria Rinascita in Piazza Roma, trovate questo libro. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ore di campione, Pietro Ghelecci, di Sport Piceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare e Studio 7 TV ci guida ad ogni